E come all'improvviso, buona cena a tutti dall'Arredo allo Zenzero, buona cena, pizza e che posso dire? Buona cena a tutti, un abbraccio a tutti, un salutone dall'Arredo allo Zenzero, ciao Giuseppe, una buona serata, buona cena, con l'occasione sono concentrato a vedere la partita Milan-Fiorentina e, no, e sto attento, il Milan vince 1-0 e sono contento, contentissimo. Sta vincendo 1-0. Un abbraccio a tutti dal Re dello Zenzero. Ciao, voglio fare una buona cena. Ciao Gianni Nasca, salutiamo Gioacchino, Gianni Nasca, tutto il mio gruppo di Messenger. Un abbraccio pure all'amico mio Tony Ventura. Ciao Tony, dal Re dello Zenzero, una buona cena a tutti. Qua c'ho bene di dice. Qui c'è pure una confusione, c'è pure, diciamo, 1-0. Sta giocando bene. Allora c'è, diciamo, ci sono persone qui che magari mi conoscono, sono tifosista del Milan, magari mi fanno i complimenti. Ma buona pizza, grazie a tutti, salutiamo tutti. Dove sei Pedizzo? A Villa Rosa, una delle pizzerie di Villa Rosa. Le pizzerie sono tutte buone, dove si va a Villa Rosa sono tutte pizzerie buone. Però uno ha l'imbarazzo della scelta, una volta qua, una volta là, uno ci va. Allora, io vi auguro una buona cena perché con te lei una mano c'è la privacy, magari ci sono altre persone, magari, e non è giusto inquadrarle, perché io sto vedendo la partita, io faccio vedere la bellezza. Sempre Forza Milan, Nuccio, ciao Lina, salutiamo Lina, Giuseppe Testacamillo, salutiamo tutti gli amici di Facebook e tutti gli amici veri, falsi e tutti, voglio salutare veramente tutti, che ormai diciamo è questa ormai la virtù diciamo di Facebook, c'è cioè, chi è buono, chi è cattivo, chi è bello e chi è brutto, si vede dei selfing che uno si fa. Ok, per me sono tutte belle. E tutti sinceri e tutti con il rispetto. Dopo gli altri che fanno queste cose non è nel mio DNA, non è nel mio DNA. Io, ciao Giuseppe, buona cena. Giovanna, ciao Giovanna, salutiamo Isabella, salutiamo tutti Emanuele Porpora, salutiamo tutti gli amici emigranti all'estero, un abbraccio a tutti dall'Era dello Zenzero. Oggi nuovo look con il cappello. A mucciare un po' di vergogna, di capelli, come so, un po' di vergogna, ca corona, perché domani ci sarà un nuovo look per me. Ho mucciato le vergogne dei capelli. Effettivamente, no, vergogna, ci sono i capelli un po' lunghetti e domani le dovrò tagliare. E magari ho il berretto. Ok, il Milan vince 1-0, io vi faccio vedere la bellezza. Guardate che sono belle, te che sono belle, sono belle i pezzi, che sono belle. Qua c'è Valeria, che andiamo a affrontare, mia nipota Valeria. Come ciao? Saluta, saluta a tutti. Buonasera, ciao a tutti. No, no, ciao, ciao. Ok, mia nipote ora si affronta. Ok, vi auguro una buona cena, grazie per aver stato in compagnia un attimo. Aspetta. Il Milan ne vince 1-0. Allora, ok, io chiudo perché qua c'è troppa confusione e magari uno. No, a me mai non mi interessa, a me magari ci non perderete. O volerò volare, loro si devono adattare con me. L'importante è che uno mantenga la massima educazione.
Ciao mio nipote Patrizio, buona guarigione. E dopo con i zenzero e il limone smaltiamo tutte cose. No, 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 no. E che mia nipote si affronta. Ciao Carmelo, salutiamo tutti. Si affronta. Mai lei fa cose su Facebook. Maria Genovese, ciao Maria. No, allora, io mi sono ripreso, è finito il primo tempo. Io mi riprendo subito, mi rialzo subito. Allora, un abbraccio a tutti. Sei stato male? No, ieri sera, come all'improvviso, tutta la notte mi dà l'influenza e con una supposta di tachipirina e con un antibiotico che continua a pigliarmi l'antibiotico per 5 giorni. Io sono previgente, subito mi piglio l'antibiotico e subito la tachipirina, io subito sono previgente e mi sono ripreso. Ciao Laura Mazzara, salutiamo Angelo Zin, Laura, Lilla, Pietro, Giuseppe, Maria, Anna, salutiamo Antonella, salutiamo tutti quelli del gruppo, dai, scusa se mi dimentico qualcuno, buona guarigione al nostro amico Roberto Libero. Un abbraccio e buona guarigione a tutti, dai. Ok, ciao Maria Grazia Pilo, salutiamo a tutti, ciao Lilla, saluto che devo mangiare, che già mi rimproverano qui dal tavolino che magari devo mangiare, perché con una mano tengo il tavolino, con una mano mi metto la bocca per parlare, con l'altra mano io dico a mia nipote che mi avesse a cevare di da pizza, mano a mano. Cioè, gli ho detto, Valeria, ci va ma la pizza, dice non chiude la diretta e ci va ma la pizza, comunque chiede, e ma metto un moccato la pizza, un attimo. Buona cena.